Buongiorno, sta piovendo e sono ritornato da lavoro. Allora, il discorso di ieri per quanto riguarda la discarica, io sono molto trasparente, le cose, scriverle è troppo lungo, faccio questo video così almeno chiariamo un po' di cose. Allora, innanzitutto noi ci muoviamo quando veniamo segnalati dai cittadini. Questa è la missione di un'associazione ambientalista. Punto primo. Punto 2, io ho riscontrato la pasta, il video parla chiaro, le foto parla chiaro, non è che l'ho messo io, noi pasta non abbiamo. C'erano dei cartoni dove c'era la pasta, vedete attentamente il video. Se il comandante della polizia locale ieri sera alle 10:35, come ha scritto, non ha trovato più la pasta, qualche motivo c'è, che non sappiamo. Ok? È facile puntare il dito. Io sto stampando tutte le offese che mi state facendo su Facebook. Anche qualcuno ha parlato del prete, che io, e penso anche voi, non credo che vedete una persona vestita da prete, da frate, e gli chiedete il tesserino, perché tutti siete bravi a puntare il dito, no? E siccome siamo un'associazione di volontariato, siamo aperti a tutti. Quindi, io ho la testimonianza del video, ho le foto del video, alle 8 meno un quarto, alle 8 meno un quarto, io sono andato sull'illecito ambientale segnalato per l'ennesima volta dai cittadini e vi ho pubblicato una PEC di un nuovo sopralluogo fatto a quel posto del 9 novembre 2019 con allegati. Fotografie che non si è fatto mai neanche, ma neanche la risposta. Allora, il problema è questo. Capisco i nemici politici, capisco i nemici a livello di volontariato, capisco i nemici di quello che volete, l'invidia, cattiveria, a un certo punto. Una persona retta e corretta, intelligente, comunque attentamente va a vedere quello che si pubblica. Perché vi posso garantire a chi mi ascolta e chi ti compete che questa realtà lo so che è scomoda, molto scomoda, ma non si chiuderà. Mettetelo in testa, potete calunniarmi come volete, potete puntare il dito come volete. Io sto stampando tutti i post, tutte le offese che state facendo. Ma non per qualcosa. Tempo al tempo. Quindi noi andiamo sugli illeciti ambientali per segnalazione. Noi siamo un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. E qualcuno che ha detto, che ha scritto, io ho cambiato alcune associazioni, beh, si va in graduatoria. Carissimo ignorante, si va in graduatoria, si cresce. Nega una, inizia la prima elementare, non sembra la prima elementare, no, penso di no. E questo sia chiaro anche questo. Come la vogliamo mettere? Io sono pronto a fare tutti i confronti. Certo, io non mi fermo per quello che mi state scrivendo. Sto con la coscienza a posto. Ho scoperto una cosa che non dovevo scoprire e scoprirò ancora altro, non mi fermo qua. Perché non vi ribellate pure con l'amianto che abbiamo nelle campagne? Con l'Eternit che abbiamo nessuno ne pane, ne frega niente a nessuno. Sapete puntare il dito. Secondo voi io mi sono inventato il video. E per fortuna che sta pubblicato. Io non ho umiliato i miei cittadini. Io ho salvaguardato i veri poveri. Ascoltate bene le parole quando io parlo. I veri poveri. Voglio scendere nei particolari a dire le lamentele di tanta gente che è venuta qui. Mi fermo qua. Allora, prima di giudicare, accertatevi bene. Prima di scrivere, attenzione a quello che scrivete. Mi raccomando. Perché questa è un'associazione a tutti gli effetti riconosciuta. Questa, non c'è più. Vi ho tolto l'abbigliamento.
dalle campagne, abbiamo creato la Casa del Povero, abbiamo aiutato tante persone, tante ragazze madri, tanti bambini. Ci offrono da mangiare e io mi porto in casa delle famiglie bisognose. Ci segnalate a merda che sta nella campagna e chi fu è Ruggero. Certo, se non ci fosse stato Ruggero, sta a merda, voglia cresce, come quella che è cresciuta ieri dove sono andato io. La segnalazione fatta il 9 di novembre. Carta carta. Allora, se non mi potete vedere e capisco il perché, affrontatemi. Sediamoci a tavolino, mettiamo le carte sul tavolo e parliamo. Perché non fate ridere a nessuno scrivendo su Facebook. Io ieri ho riscontrato quello che ho pubblicato e siccome non ho nessun legamento né politico e né di altre situazioni, io sono un presidente dell'associazione ambientalista. Ciò che riguarda l'ambiente, io pubblico. Andiamo avanti, fate quello che volete. L'associazione non si chiuderà mai, scaffata villanché. E più merda segnalate, e più i meno taccarete perché io ci credo alla mia missione. Quindi, dietro una tastiera, non puntate il dito verso di me. Perché io, a differenza di tante persone, fino a oggi, magnustante se dormito, non ho leccato mai un politico, non ho avuto mai niente da nessuno. E orgoglioso di fare questa missione. E sappiate che per il bene di tutti quanti. Discariche a cielo aperto, siamo circondati da Eternit amianto. Dice che ci c'entra tra la pasta e l'amianto? La voglia! Invece di far babà, i vostri figli stanno morendo di tumori. E voi accusate i volontari che operano per la vostra salute. Vergognatevi! E speriamo che a questo video giri per tutto il mondo. Mezzo milione di visualizzazioni il video di ieri, rode il culo a parecchi. A me non me ne frega niente, ognuno deve fare il proprio ruolo. L'associazione ambientalista a Torre Maggiore, nata 6 anni fa, cresciuta gradualmente, mi dispiace per gli invidiosi, non si chiude. Quindi, vogliamo parlare di Lucchetta Nanza Sambiglia? Gente che è passata nel fregatene, le palme abbandonate qua nella chiesa nel fregatene, tutta la merda e la mannezza che veniva nelle campagne nel fregatene. Ho potuto risolvere il problema con gli abbigliamenti, ma mica mi posso mettere la sede internet e andare ufficio. Vergognate, quella segnalazione è carta canta, sta fatta il 9 di novembre 2019, io ne ho avuto mai una risposta. State respirando amianto e a nessuno gli frega niente. Io mi fermo qua. Per qualsiasi delucidazione, chiamatemi, incontriamoci, parliamone, qui le capolite. Ma basta. Cercate di guardare attentamente quello che si fa. Basta uno che fa tutto uno che è intelligente, ragiona con la propria testa. Guardate attentamente il video, guardate attentamente le foto. E vi dico pure che io ieri c'era il posto di blocco dei carabinieri, mi sono fermato per salutarlo, ho detto sto andando sulla segnalazione. Giustamente loro hanno ragione, non potevano venire perché è competenza del sindaco, dell'amministrazione, hanno ragione. Quindi ci siamo salutati, addirittura che se erano liberi me ne hanno pure comandato. Se poi la pasta è sparita, se la pasta è sparita, non è un mio problema. Io ho pubblicato ciò che nell'atto di fatto ho visto. E non mi fermo qui. Adesso andiamo avanti. E nel video io ho difeso i poveri. Ho vantato chi dona. Se poi sono scomodo, lo ripeto e chiudo qua questo messaggio, beh, fratelli cari, non posso fare niente. Corretemi dietro. Perché io non mi fermo. Noi abbiamo donato 3.000 mascherine, nessuno ne parla. Eh? Non vi conviene parlare di mascherine, mica l'ho dato al comune e non gli darò mai niente al comune di Tormaggiore. Mai 3.000 mascherine donate in mercato d'amor, in mercato delle traverse. Ringraziamo qualche cittadino che ha collaborato, che ci ha portato di traverse fino a qua. E voi mi attaccate,
Allora, se è uno scontro politico, parliamone. Se è uno scontro di invidia, di volontariato, di assenza, parliamone. Affrontiamoci. Tanto sappiate che fin quando sta Ruggero del Grosso a Tormaggiunga, la merda ve la controllo. È un mio dovere. Buona giornata a tutti.